Ciao ragazzi e bentornati qui sul canale con una nuovissima serie di Minecraft. Oggi siamo qua tutti insieme per iniziare una serie che spero diventi storica, ragazzi, per il canale. Come potete vedere dalla grafica e come avrete visto appunto dal titolo, oggi iniziamo la prima stagione della Minecraftita, ragazzi, la serie principale di Minecraft. Ormai sapete cos'è questa serie, la fanno ormai tutti su YouTube Italia, me l'avete chiesta in molti anche voi di iniziarla. E finalmente la inizierò pure io, visto che adesso comincerò ad avere un po' più di tempo. Faccio vedere le impostazioni che avrò nel nostro mondo, quindi modalità sopravvivenza, altre opzioni del mondo, strutture, sì, tipo di mondo normale, baule bonus, no, anzi, baule bonus, ragazzi, lo metterei, comandi invece no. Quindi ragazzi, il seme per il mondo io non l'ho messo, adesso ci andiamo a creare il mondo e vediamo cosa ci viene fuori. When the beat drops out. Ok ragazzi, eccoci nel mondo, sono appena spawnato e sto vedendo che molto probabilmente, forse non lo so ancora, siamo in un'isola. Perché ve lo dico? Perché là c'è l'oceano, qua c'è l'oceano, là c'è l'oceano e forse anche di là c'è l'oceano. Comunque questa zona non è male, ci sono già dei cavalli, cosa non da tutti, e qua abbiamo la bonus chest. Vediamo cosa ci danno. Ok, ci danno un po' di legno. Del cibo che comunque non fa male e anche altra roba. Comunque la roba che ci interessa è anche questa, ovvero la chest e le torce che servono sempre all'inizio di ogni serie. Poi ragazzi, scusate la voce, ma mi sono appena svegliato e sono praticamente distrutto. Scusate, veramente, scusa, scusate. E andiamo avanti. Allora, qua c'è una bella zona, ci sono ragazzi, ci sono dei lupi veramente. No, vabbè, non ci posso credere. Comunque qua c'è una bella zona. E una bella casetta qua ci starebbe bene. Mi piace un botto questa zona. Sono un botto di lupi. What the fuck? N non è vero, non ci credo. Però, ragazzi, c'è un problema. Intanto io ne approfitto per andare a prendere un po' di legno da quell'albero là, visto che è il più grande, secondo me. E visto che appunto ha più roba. Comunque c'ha un altro laghetto addirittura. What the fuck? Cosa sta succedendo in questo mondo? E l'unica cosa che non vedo, ragazzi, ma c'è un deserto là? Forse sì. Stavo dicendo, non vedo le pecore con cui fare il letto e non vedo nemmeno il cibo. E quello è il problema, ragazzi. Nemmeno il cibo. Non bene questa cosa. Cioè, che i cavalli mi sembrano diano il cibo. O forse. No, sto dicendo delle cazzate. No, dai, c'ho un vuoto di memoria, non mi ricordo mai nella vita. Comunque, non vorrei ammazzare i cavalli perché servono. Quindi, non voglio ammazzare i cavalli. Qua c'è una grotta. Magari ci stabiliremo qua per il primo episodio. Anche lì c'è una grotta. E quanti cazzo di cavalli? Oh, embe, pecore e maiali, quelli che ci servivano. Perfetto. Adesso siamo messi bene, invece, vedi? Vedete come cambiano le cose su Minecraft in 2 secondi? Perfetto. Ci stiamo messi bene. Prendiamo un po' di legno con cui facciamo i primi attrezzi. Ora non ho voglia di prendere tutto sto legno, però, magari lo verremo a spaccare quando abbiamo anche un po' di cobblestone con cui salire sopra. Ok, abbiamo preso un po' di legno, ne abbiamo presi 22 pezzi, direi che al momento bastano. Che ne dite? Allora, cominciamo a farci una piccola base. Dove la facciamo la base? Bella domanda. Io direi di farla di qua. Ho visto un'altra grotta, se non sbaglio. Dove l'ho vista? Mi sono sbagliato, non l'ho vista. Ragazzi, non ci posso credere. Ragazzi, non ci credo. Lo vedete lassù? Lo vedete? No, ragazzi, non ci posso credere. È veramente... Non ci posso credere! È veramente un villaggio. Cioè, ve ne rendete conto della fortuna che abbiamo avuto? Qua cosa c'è? Qua c'è un botto di materiali che veniamo a prendere tra pochissimo. Ma ragazzi, c'è un villaggio. What the fuck? C'è anche la cosa del fab. No, vabbè. Io me ne vado. Che cazzo di figata è sta roba? Ma c'è anche un cratere in me. No, vabbè, questo è il mondo della vita, questo. What the fuck? Vabbè, saltiamo, andiamo di là. Andiamo a vedere subito cosa c'è qua dentro. Magari c'è qualcosa di bello. Vabbè, un piccone di ferro, non mi lamento. Vabbè, questo è buono. Però è di fare così, ragazzi, direi di fare. Siccome abbiamo questa cazzo di base di villager, direi di stabilirci qua. Sì, al momento direi di prendere una delle loro case, ovvero questa. E stabilirci qua. Quindi spacchiamo intanto il tavolino, che non me ne frega un ca del tavolino. Anche le sedie. Poi ragazzi, ci facciamo anche una base tutta nostra, eh. Una cosa che dovremmo fare, ragazzi, però, ora che ci penso, è circondare questo villaggio con delle staccionate, perché i villager a noi servono. E dobbiamo stare attenti perché di notte gli zombie potrebbero ucciderci i villager, quindi non è una buona situazione. Intanto vado a ammazzare quelle pecore che ho visto là prima
E appena torno con, vabbè, un po' di cibo e le pecore, ci risentiamo. A proposito, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che sto usando la 1.10, quindi ci sono anche le novità dell'ultima versione, ovvero gli orsi polari, nuovi blocchi, quindi sì, siamo anche nella 1.10, ragazzi. Principalmente avevo pensato di iniziare nella 1.9, poi dopo ci ho pensato, ho detto, vabbè, iniziamo nella 1.10, cazzo me ne della crisi, muori. Ok, tre pezzi di lana ce li abbiamo. Adesso sarebbe il colmo trovare una piramide, perché sapete, nel deserto ci sono anche le piramidi. Magari riusciamo a trovare pure quelle con la fortuna che abbiamo. Ma non è questo il caso, a quanto vedo. Qua sotto c'è un'altra grotta. C'è pieno di grotte qua, ragazzi. What the fuck? Cosa sta succedendo? Adesso vado, ragazzi, però, a prendere un po' di minerali che ho visto in quella grotta laggiù. Cosa c'è qua? Un'altra grotta ancora? In questa grotta qua. Ora non mi ricordo già dov'era. L'ho persa. Ah, eccola qua, vero? È questa. Sì, esatto, è questa qua. Ci mi prendo un po' di carbone, che comunque dobbiamo cuocerci un po' di roba, anche un po' di ferro. Magari ci facciamo subito una spada e magari anche del pietrisco. Magari il pietrisco ci torniamo più avanti, visto che al momento non serve, visto che abbiamo apparentemente derubato una casa a un villager. Però dettagli, dettagli. Noi siamo fatti così, inculiamo le case ai villager. Proprio ACAB, proprio. Ok, qua mi sembra, ragazzi, che vada anche di molto giù qua. Ora, vabbè, abbiamo due torce, utilizziamole. Mi sembra che qua la grotta vada giù. Mi sono sbagliato. Ok. Prendo altro carbone, almeno siamo a posto per un po' di episodi. Faccio subito scor una scorpacciata incredibile, almeno. Per i prossimi episodi non servirà venire a prendere il carbone. Anche se probabilmente nel prossimo episodio lo spenderemo sia per il mining sia per un po' di esplorazione. Perché vorrei stabilirmi qua, sì. Perché è una buona zona. Però non lo so ancora. Magari intorno c'è qualcosa di più interessante. Andremo a vedere, ragazzi, andremo tranquillamente a vedere tutti insieme. Voi intanto cominciate a lasciare un mi piace e assolutamente consigliarmi cosa costruire in questa serie, perché ragazzi, dovete consigliarmi assolutamente cosa costruire. Io lo costruirò, quindi mi raccomando, consigliatemi qua sotto nei commenti. Comunque qua c'è altro ferro che però mi dà noia sta acqua, quindi devo tappare l'acqua. Di qua continua, vedo che però si esce, vero? Sì, va direttamente al villaggio. Esatto. Va direttamente al villaggio da qua, quindi potrei fare già anche una scaletta per andare in cima. Da dove però? Vabbè, facciamola da qua, tanto non ci costa niente. Magari ci facciamo un piccolo percorso qua sotto nei prossimi episodi, dove passare appunto una scorciatoia sotterranea per arrivare al villaggio dei villager. Potrebbe essere un'idea, potrebbe essere. Però, visto che abbiamo anche un po' di carbone, abbiamo già una stack, mamma mia, mi farei anche delle torce, perché almeno... Anzi, farei così, ragazzi. Facciamone scene un po' di più, anche se non ho... Io della giungla non lo voglio utilizzare, perché magari potrebbe essere utile anche per blocco di arredamento. Però, ragazzi, ora che ci penso, non ho tenuto d'occhio l'ora. In che senso? Potrebbe essere notte. Spero di no, però molto probabile che è notte. No, non è vero, è giorno. Che culo. Andiamo a farci subito il letto, perché mi sa che è infatti, sta diventando notte tantissimo. Ci facciamo il letto qua dentro e dopo prendiamo un po' di questa roba qua che hanno coltivato i nostri gentili villager e cominciamo a farci anche un altro po' di cibo. Allora, tac e da no, cosa sto prendendo? E questo qua, primo letto della serie, lo posizioniamo here. Ci facciamo anche una piccola porta, anzi, prima delle torce qua perché sennò ci nascono i peggio mob. Ci facciamo anche una porta con cui almeno i villager non rompono, cioè le aprono lo stesso, però pace. Vabbè, va bene così. Adesso aspetto che diventi notte e poi ci rivediamo all'alba. Ok, siamo tornati. Perfetto. Allora, cosa facciamo adesso? Avevo in mente di prendere un po' di questa roba, però al momento abbiamo del cibo. Io metterei intanto a cuocere qua dentro un po' di carne e anche quest'altra. Almeno abbiamo del cibo cotto. E però vorrei anche craftarmi, what the fuck, craftarmi un'altra fornace con cui cuocere anche già il ferro. Perfetto, lo cuociamo 5 pezzi, dovrebbero bastare per farci appunto la spada. E adesso cosa facciamo? Direi di fare così. Come abbiamo sfruttato questo villaggio al massimo, vorrei vedere qualche villager cosa danno di trade. Ovvero, questo da 13 di 16 di carbone per uno smeraldo, per appunto un'ascia di ferro. Oddio, sta un po' caro, signorino. Vergognati. Vergognati. Andiamo di qua. Allora, madonna, ma quanto cazzo è grande sto cratere? What the fuck, è enorme! È cazzo enorme. Oh mio Dio, stavo cadendo di sotto. Ehi, ciao, te cosa dai? 38 carne marce per uno smeraldo e 9 di runo smeraldo. Grande. Ah no, sei lo stesso. E te? Ma what? No, aspetta. Questo è più conveniente. Verrò da te, tranquillo. Te muori.
Scusami, scusa Maiani, scusa, 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 mi serve del cibo, scusa. Ok, cosa fare ragazzi adesso? Non lo so, non ne ho idea. Io direi di andarci a prendere il ferro che abbiamo appena cotto e andare un pochino in esplorazione. Magari... Orca puttana! E magari andare a vedere nel deserto se troviamo magari una piramide da esplorare. Potrebbe essere un'idea, eh? Molto difficile, però ci si può provare, ci si può provare. Perfetto, qua abbiamo la carne, la prendiamo tutta tranquillamente. Prendiamo anche il nostro ferro che abbiamo appena cotto e ci craftiamo la nostra spadona con il carbone, ovviamente. Che cazzo di genio che sono. Lasciamo anche un po' di roba qua, almeno se moriamo non abbiamo il rischio di... Vabbè, un po' di legno me lo porto. Abbiamo un po' di materiale se moriamo. Il carbone, sì, vabbè, me lo porto, tanto ce n'è un botto qua sotto. Questa la lascio, questa la lascio. Questa la lascio, questa la posso anche piazzare qua. E poi cosa possiamo lasciare? Il legno della giungla, terra, ascia, piccone, eccetera, 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 eccetera. Ok, mano principaria, spada, mano secondaria, torce e si va all'avventura. Io direi di andare in là, ragazzi. Però prima di tutto, salviamoci le coordinate e ciao a tutti. Ho portato delle porte, magari potrei... Ho portato delle porte, portato qua... Mamma mia, mamma mia. What a doppio senso, incredibile. Va bene, va bene. E ho portato delle porte a caso. Non lo so perché. C'è un coniglio! Incredibile! C'è la savana, non ci credo! Sica! Mamma mia, che culo! Abbiamo già il legno quello arancione dell'acacia! No, vabbè, io me ne vado, ragazzi. Arrivederci. Cioè, abbiamo... Che caso c'è questo? Orca puttana! Cosa c'è? Quanto cratere? Stiamo scherzando. Mi sono scordato di prendere il letto. Potrebbe essere un problema? Sì, oppure no? Non credo, tanto non credo di esplorare poi così tanto. Cioè, o sto morendo. Oh, cazzo, sali. Aia. Ricordiamoci che qua c'è la savana che ci servirà appunto questo legno magari per arredare casa e robe varie. Quindi di qua appunto c'è la savana. Andiamo a vedere là dietro cosa c'è. Anche se molto probabilmente continuerà il deserto là dietro. Anzi, quasi sicuramente. Abbiamo anche il deserto vicino, quindi vetro gratis praticamente. Perché non ci vuole niente a prendere un po' di vetro. Cioè, praticamente tutto questo è vetro, basta cuocerlo. Con cui fare delle finestre. Vediamo qua dietro. Ti prego, roba interessante. Assolutamente niente. Bene così. Andiamo di qua, ragazzi. Ok, ragazzi. Stavo camminando mentre ho visto questo, che dovrebbe essere un pozzo, se non sbaglio. Però non so se ha qualche collegamento con le piramidi, ma non credo proprio. Cioè, non penso. Vediamo un pochino se... C'è dell'acqua. Non me ne fotte un cazzo dell'acqua. Voglio la piramide, mamma mia, però non vedo niente, ragazzi, cioè è molto difficile. Cazzo, una distesa enorme di sabbia, non c'è niente, mi sono anche perso oltretutto. Però non vedo niente, come vi ho detto, quindi io direi di tornare indietro verso casa, che non mi ricordo minimamente dov'è, ma dovrebbe essere di qua, e andiamo a fare qualche lavoretto, magari alla casa, costruiamo qualcosa, non lo so ancora, non ne ho idea. Intanto arriviamo a casa, vivi, non speriamo. A parte, ragazzi, ora che ci penso sono un cazzo di coglione. Cioè, non è... Ma perché? Avevo quattro mele. Io con le mele potevo fottutamente addestrare un cavallo. Ma porca puttana. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, cosa facciamo? Non lo so, ragazzi. Direi di andare un pochino qua sotto in questo cratere ad esplorare e prendere un po' di minerali. Potrebbe essere un'idea, sì. Tranquillamente potrebbe essere un'idea. Anche se ci servirebbe del legno ora che ci penso. Ma vabbè, andiamo qua sotto prima. Mangiamoci la nostra costoletta incredibile. E facciamo una cosa carina per arrivare sotto. In che senso? Non vorrei fare la solita scala, anche se molto probabilmente sarò obbligato. Voi mi chiederete perché? Perché non c'è un cazzo di punto dove andare tranquillamente. Cioè, è fottutamente ripido sto robo. Praticamente è impenetrabile. Mamma mia, a parte non c'è un cazzo qua sotto. E beh, non c'è niente. Vabbè, ragazzi, ci ho ripensato. Magari ci andiamo nel prossimo episodio a fare una sessione di mining. Quindi, io direi che per questo primo episodio della Minecraftita, della serie principale di Minecraft, è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se così lasciate un bel mi piace qua sotto, cominciate a consigliarmi nei commenti cosa costruire nel prossimo episodio. Questo era il primo episodio, quindi non abbiamo fatto un granché, ma dal prossimo cominceremo le vere e proprie costruzioni, magari costruendo la nostra casa. Quindi, quando mattangeli è tutto, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video e con una nuova live streaming. Bella!